Sindaco Cateno De Luca, Stati Generali del Turismo Taorminese al Palazzo dei Giurati. Ecco, quali sono le novità che lei prospetta per la prossima stagione turistica, anche in relazione ai grandi eventi che si svolgono al Teatro Antico? A tutti ho chiesto intanto per le proprie competenze di fare quello che è giusto fare per salvaguardare il brand Taormina, come stiamo facendo noi per quanto riguarda i servizi urbani. E in relazione proprio al tema della vivibilità, abbiamo già mandato una nota all'assessorato al turismo mettendo in evidenza che non siamo disponibili a garantire i servizi per luglio-agosto del 2024 per i grandi eventi, perché non solo non siamo nelle condizioni, ma perché già abbiamo verificato quest'anno che Taormina diventa invivibile, considerato che già Taormina di suo, soprattutto in quei 2 mesi, c'è il tutto esaurito e di conseguenza la compatibilità riteniamo che non c'è. Si è parlato di una stagione esaltante, dal punto di vista esclusivamente turistico. Si è parlato anche di una previsione di 1.300.000 presenze. Però fra qualche mese ci sarà il momento buio della stagione turistica e dunque si punterebbe all'attività congressuale. Ecco, quali sono i progetti dell'amministrazione in relazione anche a quanto sta accadendo al Palazzo dei Congressi? Fondamentale avere le strutture per destagionalizzare e l'elemento che caratterizza Taormina da questo punto di vista in una strategia di turismo congressuale è ovviamente la sistemazione del pala congressi al quale abbiamo dato già destinato 200.000 euro per finalmente ottenere quella che è in ogni caso l'agibilità che tra una settimana finalmente si otterrà e quindi proprio concentrare già su una struttura che manca in tutto il comprensorio, quella che è una strategia di destagionalizzazione collegata anche all'altro palazzo, che è Palazzo Corvaia, che si sta completando anche grazie a un'ulteriore integrazione di risorse che Palazzo Comunale ha fatto. Non ci possiamo permettere che Taormina si fermi 4 mesi, perché ci sono tutte le condizioni per proseguire tranquillamente e quindi prendere un altro segmento di mercato che allo stato attuale sta a guardare o va ovviamente in altri luoghi. Ma ecco, si è parlato anche di una valorizzazione del Palazzo dei Congressi. Lei ha detto vale 400.000 euro all'anno. Ecco, cosa significa questo per lei? Noi abbiamo chiesto una perizia sul valore di locazione dell'intero pala congressi. E questo lo abbiamo fatto perché quando ci siamo insediati abbiamo trovato uno strano affidamento a una società che dà alla comunità appena 40.000 euro l'anno. Ma al di là di questo, non solo ci siamo resi conto che era sproporzionato il valore dell'immobile rispetto a quanto al vantaggio che consegue la comunità, ma dall'altro lato abbiamo anche constatato che l'immobile era inagibile e di conseguenza il proprietario era sempre responsabile di tutto ciò che si sarebbe verificato all'interno dell'immobile, perché questa responsabilità è rimasta in capo comunque al Palazzo Municipale. Abbiamo fatto un'azione forte, ci siamo ripresi le chiavi del palazzo. Abbiamo programmato i lavori, li stiamo completando, avremo l'agibilità nel giro di qualche settimana e questo naturalmente per noi significa che l'elemento sul quale costruire una strategia c'è, ma dall'altro lato abbiamo anche già posto alle autorità competenti qual è stato l'operazione a danno dell'ente, perché io questa la chiamo truffa, perché se un immobile va allocata almeno a 450.000 euro, perché questo dice la nostra perizia, viene data a 40.000 euro, c'è qualcosa che non va. Taormina Arte, a gennaio la città del Centauro è svincolata. Ci sono delle soluzioni alternative per realizzare magari una nuova fondazione? Assolutamente sì. Noi abbiamo fatto già tutti gli atti propedeutici anche rispetto a coloro che sostenevano che il comune di Taormina era vincolato a vita perché era nella fondazione Taormina per una previsione di legge. Ovviamente questo non era assolutamente sostenibile. Abbiamo fatto gli atti di rescissione
E la regione stessa, quando ha nominato qualche settimana fa un commissario ad acta, ha confermato che il comune di Taormina dall'1 gennaio 2024 è svincolato. Quindi già noi col bilancio 2024 a cui stiamo lavorando, già metteremo le risorse per creare la nostra fondazione e di conseguenza poter preservare anche il nostro brand, perché il paradosso è che il brand Taormina non è neanche registrato e chi vuole lo usa e ne abusa.